Buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 12 giugno, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso ad inizio giornata sull'intero territorio Alto Tesino, si attende il ritorno del sole, non ci saranno precipitazioni, temperature in linea con gli ultimi giorni. Mohamed Al-Masmoudi questa mattina è in regia e ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo in edicola. Il quotidiano Alto Adige apre con il referendum sull'aeroporto, Compaccer dice lo faremo e rispetteremo il risultato della decisione ieri in consiglio provinciale. Tutti i quotidiani locali, almeno quelli di lingua italiana, dedicano un ampio spazio al ritorno di Samantha Cristoforetti sulla terra. Astro Samantha ha rimesso i piedi per terra, vedremo tra poco i dettagli di questa notizia. La cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige. L'assessore Pasquali lascia tra le polemiche. L'ex assessora si dimette, il sindaco mi ha lasciato con il cerino in mano, dice. E poi, per quanto riguarda il problema ineleggibilità è congelata, la decisione su Bonvicini sono attesi i pareri legali, vedete anche sul Corriere dell'Alto Adige lo spazio dedicato all'impresa di Samantha Cristoforetti. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, l'apertura è dedicata al referendum sull'aeroporto, come sappiamo si procederà alla consultazione popolare, grande spazio dedicato dal quotidiano in lingua tedesca all'aggressione subita nei boschi del Trentino da un uomo, aggressione ad opera di un orso, è andata tutto sommato bene. Sempre per la cronaca in lingua tedesca, il quotidiano Tageszeitung dedica la sua apertura al tema del limite dell'utilizzo dei contanti in Italia, il confronto con gli altri paesi, ma soprattutto a livello europeo, qual è la situazione e quali sono le ripercussioni per il commercio. La Südtiroler Wirtschaftszeitung, come ogni venerdì, ci occupiamo di economia e non solo a livello locale in lingua tedesca, i rapporti tra la provincia di Bolzano e lo Stato centrale, i rapporti tra SVP e Partito Democratico a livello locale, il ruolo di Jean-Claudio Bressa. Quale sarà il futuro, soprattutto dell'autonomia, con le varie riforme annunciate? A livello nazionale ed internazionale, con il Corriere della Sera, l'apertura è dedicata al mondo del lavoro, congedi più ampi per i genitori, nuove misure sperimentali, stretta sulla cassa integrazione, ma vedete il Corriere della Sera quanto spazio dedica anche fisicamente proprio all'impresa di Samantha Cristoforetti, atterraggio in Kazakistan dopo 200 giorni in orbita, Samantha sul pianeta Terra. Alle 15:44 l'astronauta è tornata sulla Terra e la donna rimasta più a lungo nello spazio. I dettagli sono raccontati a pagina 24 a firma di Caprara. Il Sole 24 Ore, lavoro, mansioni più flessibili, stretta soft sui collaboratori. Poletti dice più risorse per cercare di combattere la disoccupazione, si allunga il congedo parentale. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Poi andremo a vedere alcune notizie all'interno, oltre a quello che è accaduto ieri in consiglio comunale, vedremo tra poco i dettagli. Come detto, il resoconto minuto per minuto del ritorno di Samantha sulla terra, e poi il tema del centro commerciale di via Alto Adige a Bolzano. Spagnolli dovrà firmare, la scadenza infatti è per il 25 di giugno. Parla la moglie del gioielliere, la rapina di via Milano dei giorni scorsi. La moglie dice i rapinatori, due insospettabili. Aeroporto, voto unanime. Referendum dopo l'estate, lo scalo controverso. Intanto, durante l'estate verranno portati avanti alcuni lavori di adeguamento, di messa in sicurezza della pista. Accordo medici di base provincia, Stocker dice costi invariati, Comberlatto risponde abbiamo individuato le aree critiche. Poi la testimonianza, così l'orso ha tentato di uccidermi, parla Vladimir Molinari, l'uomo aggredito da un orso nei boschi del Trentino. Ci si occupa di economia, SMG cerca turisti oltre confine, si cerca di conquistare il mercato turistico cercando di attirare sempre più turisti, l'obiettivo è quello di un più 20% di presenze straniere. Poi spettacoli alle settimane, il maestro Yu Feng esegue Beethoven, i dettagli a pagina 14. Andiamo allora a vedere come il Corriere dell'Alto Adige ci racconta il ritorno di Samantha Cristoforetti sulla terra. Astro Samantha tornata sulla terra, la inviteremo alle Marcelline, parla la preside dell'Istituto, Bolzanino, la preside Biancofiore, orgogliosi di averla avuta tra i nostri allievi. Sempre per la cronaca medici di base c'è l'accordo, Comberlatto dice
invece impegni comuni per il bene dei pazienti. Una rapida occhiata alle notizie di economia: SMG vuole internazionalizzare il turismo, Russia e Francia i nuovi mercati che si vogliono conquistare. Pappalardo dice: aumenteremo la quota di stranieri entro il 2020. Lasciamo la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. L'abbiamo visto poco fa, l'apertura interamente dedicata al referendum sull'aeroporto. Ci si occupa però in prima pagina anche di quanto accaduto ieri, di quello accaduto ieri all'interno del Consiglio Comunale di Bolzano. Pasquali, sappiamo, l'ex assessore, dice addio. Bonvicini in bilico, c'è il rischio di ineleggibilità. Astro Samantha che ritorna sulla Terra e poi l'estate dei più piccoli, tra compiti, giochi e piscine, la fine della scuola. Quello che c'è da sapere a pagina 19 ce lo racconta Alan Conti, andremo a vederlo tra poco. Quadripartito senza Curi e Balzarini, Merano, giunta Rösch, come verrà formato l'esecutivo della città del Passirio. Emergenza umanitaria, stazione di Bolzano piena, altri profughi all'hotel Alpi, continuano ad arrivare queste persone che scappano dalle tragedie nei loro paesi e cercano di raggiungere il Nord Europa. Fatture sospette, indagine sulla Sport Club e la finanza cerca di fare chiarezza a Merano. L'uomo aggredito dall'orso, un miracolo se sono vivo, dice a Cordellini a pagina 22. Poi violenza sugli anziani, il bilancio del telefono verde, 50 chiamate in un anno, 50 chiamate in un anno che però nascondono un sommerso quantomeno preoccupante. Gli arresti dorati di Burzaco, residence di lusso sul Renon, il dirigente della FIFA braccato dall'FBI ai domiciliari in una struttura a 4 stelle. E allora andiamo a vedere il dettaglio. Pasquali si dimette, Bonvicini in bilico, non sono stata premiata dagli elettori, lascio, dice l'ex assessore, ma pesa il caso Benco, sospesa la convalida del consigliere ineleggibile. Per quanto riguarda l'aeroporto, il referendum sarà decisivo, Compacer dice. È consultivo, ma ci atterremo al risultato. Stop ai voli per Roma il 17 di giugno, ma comunque nel mese in autunno riprenderanno dopo alcuni lavori di messa in sicurezza della pista. Il presidente della giunta dice: non bisogna avere posizioni preconcette perché l'aeroporto assorbe solo il 3% dei fondi destinati alla mobilità. Ancora con la cronaca, dalla prima pagina abbiamo visto compiti, giochi e piscine, l'estate per i più piccoli, la fine della scuola. Alan Conti ci fa un elenco di quello che c'è da sapere, le varie proposte a livello comunale per Bolzano, ma non solo, a livello anche provinciale. Lasciamo la cronaca del quotidiano in lingua italiana Dolomite, andiamo a vedere come il Corriere della Sera a livello nazionale tratta il ritorno di Samantha, ben due pagine, a pagina 24 e a pagina 25, per raccontare l'avventura dell'astronauta trentina legata a filo doppio anche con la provincia di Bolzano sulla Terra dopo 7 mesi, ore 15:44. Bentornata Sam, missione da record, cuore e tessuti, ecco com'è cambiata in orbita la nostra Samantha, metà scienziata e metà cavia per studi su ossa, sonno e cellule, i 9 esperimenti condotti nello spazio. L'italiana che cambierà i sogni delle bambine, l'impresa e l'esempio, i messaggi istituzionali che sono arrivati da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, il Premier Matteo Renzi, Laura Boldrini e Roberto Battistone dell'ASI. Dimostra che si può essere più forti, creativi e lungimiranti della società in cui si vive. La madre dice: la preoccupazione è al primo collegamento, è come te lo immaginavi. Queste sono le parole che si sono scambiate in orbita, dall'orbita terrestre fino sulla Terra. Diamo un'occhiata alla cronaca rapidamente in lingua tedesca, la cronaca a livello locale. Il quotidiano Dolomiten a pagina 4 dedica spazio al ritorno di Samantha sul pianeta Terra. Ci si occupa anche dell'aggressione dell'orso in Trentino, a pagina 13 i dettagli, le prese di posizione dei responsabili politici e amministrativi, la testimonianza dell'uomo aggredito, vedete come è stato ridotto dal plantigrado che comunque possiamo dire ha deciso di risparmiarlo. Sempre per la cronaca, il
telefono contro la violenza sugli anziani, bilancio di un anno di attività del numero verde, purtroppo ci sono casi simili anche in provincia di Bolzano. Il futuro dell'aeroporto sarà affidato ad una consultazione popolare, sappiamo il Consiglio provinciale ieri ha deciso di dare il via libera al referendum e poi oggi è l'ultimo giorno di lavoro per il direttore generale dell'ASL Andreas Fabi, verrà presentato ufficialmente il suo successore, traccia un bilancio della sua attività di questi anni alla guida dell'azienda sanitaria altoatesina e dice: io lascio una struttura più in ordine. Ancora con la cronaca, l'export, ancora un record per le aziende altoatesine, ottimi risultati per coloro che decidono di vendere i loro prodotti, i loro servizi all'estero. Sappiamo il turismo guarda con il massimo interesse ai nuovi mercati, come ad esempio Russia e Francia. Ci si occupa anche del bilancio dei comprensori sciistici della provincia di Bolzano, terminato l'inverno, tempo appunto di verificare com'è andata la stagione invernale. Purtroppo ci sono sempre meno turisti locali, meno turisti italiani che utilizzano le piste da sci. Forte preoccupazione per il calo anche della presenza dei giovanissimi sugli impianti di risalita. Chiudiamo con la cronaca di quello che è accaduto ieri in Consiglio Comunale a Bolzano. Sappiamo Maria Chiara Pasquali ha rassegnato le sue dimissioni, ci sono forti dubbi sulla eleggibilità di Matteo Bonvicini. È tutto anche per la cronaca in lingua tedesca. Qualche istante di pausa e poi andremo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Prosciutto cotto Praga Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Andiamo a vedere come si sta svegliando la zona dell'altopiano del Renon questa mattina, alcuni minuti dopo le 6. Vedete le foschie tipiche delle mattinate di questo periodo dell'anno. Ben presto arriverà il sole. Ci spostiamo all'imbocco della Val Venosta. Come sempre siamo all'altezza, all'inizio dell'abitato di Foresta e diamo un'occhiata anche in direzione della città di Merano. La collaborazione con gli esperti meteo anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite. Vedete nuvole sulla parte sinistra del vostro teleschermo, ma comunque nuvole che rimarranno per lo più innocue. La grafica adesso per capire quello che ci attende nelle prossime ore. Come detto in apertura della nostra rassegna stampa, temperature massime in linea rispetto agli ultimi giorni, alternanza di sole e nuvole soprattutto nella prima parte di questo venerdì e poi spazio al cielo sereno. Vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione come sempre su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere. Domani al via l'edizione 2015 della Beach Cup a Tirolo, che proseguirà anche nella giornata di domenica. Sempre domani al via le feste vigiliane a Trento, proseguiranno anche nei giorni tra il 18 e il 21 e dal 25 al 26 di giugno. A Caldaro il 23 di giugno, da non perdere, l'edizione 2015 di Caldaro in abito bianco, una manifestazione interamente dedicata agli amanti dei vini bianchi. Per tutto il mese di giugno continua al Forst Shop a Foresta l'esposizione dei lavori di design dei ragazzi della Libera Università di Bolzano. Il nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, l'edizione dei nostri tre giornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, come sempre aggiornamenti in tempo reale riguardo il meteo e come sempre avete anche a disposizione una rassegna stampa in breve. www.goinfo.it. Oggi vi proponiamo una notizia a cavallo tra la provincia di Bolzano e la provincia di Trento. Lo spunto è quello dell'aggressione subita da un uomo, aggressione da parte di un orso, preoccupazione anche in provincia di Bolzano. A parlare è il direttore dell'ufficio caccia e pesca della provincia di Bolzano, Andreas Agreiter, che dice: bisognerà piano piano iniziare a convivere con questi timori, la convivenza tra
Come orso porta anche a correre questi rischi, massima allerta comunque ovviamente da parte delle autorità per garantire l'incolumità di coloro che decidono di trascorrere una giornata nei boschi trentini e nei boschi altoatesini. È tutto, come sempre io vi ricordo che alle ore 13 e alle ore 19 ritornano puntuali le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio ancora una volta per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, amore passionale e travolgente, Venere invadente metterà in subbuglio anche in ambito lavorativo. Non è detto che tanto trasporto sia per il partner di sempre. Toro, con il supporto di Giove ogni iniziativa personale e soprattutto professionale avrà il successo sperato. Sei sotto una buona stella. Gemelli, Mercurio ti vuole concentrato ed attento come non mai al lavoro. Il tuo successo oggi passerà attraverso le relazioni che curi ogni giorno. Cancro, grandi energie, grande coinvolgimento per tutto quello che fai. In amore però forse c'è una situazione che stai portando troppo per le lunghe. Leone, gli imprevisti fanno parte della vita, ma sul lavoro preferiresti evitarli. Grazie a Giove, anche se qualcosa accadrà, l'affronterai al meglio. Vergine, qualsiasi scelta o progetto o idea dovesse nascere oggi, nascerà su basi solide create dalla tua attenzione maniacale ai dettagli. Bilancia, oggi corri il rischio di mettere a dura prova un'amicizia importante. Convinto come sempre di avere ragione, forse oggi con un po' di autocritica comincerai ad ammorbidirti un po'. Scorpione, che sia l'amore di sempre o la storia appena cominciata, oggi sentirai che anche tu puoi credere nel potere dei sentimenti, dei legami. Sagittario, giornata di scarso entusiasmo e se al lavoro salverai le apparenze, è grazie alla stima di cui godi al lavoro che saggiamente hai anticipato nei giorni scorsi. Capricorno, Mercurio ti porta grande concentrazione e produttività. Oggi più che mai verrà apprezzato non solo quello che fai, ma come lo fai. Acquario, in pace con il mondo e tutte le stelle. La luna ti dona grande stabilità, la tua normalità, la tua quotidianità è per te motivo di grande gioia e sicurezza. Pesci, un po' giù di tono. Il lavoro non ti sta dando le soddisfazioni sperate e i colleghi in alcuni atteggiamenti saranno motivo di delusione.